Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. Per la prima volta nella storia dell'enogastronomia, l'Alta Valle si gemella con la Calabria. Sabato scorso, Asseval, Associazione Ecoturismo Valtellina e Valchievenna e l'Agenzia di Promozione Territoriale E Sarò Felice, in provincia di Cosenza, si sono strette la mano in occasione di una cena a base di prodotti tipici. Lo si deve a un personaggio chiave, calabrese d'origine, fautore dell'aggregazione fra le due valli che hanno tanto in comune. Durante questo periodo ci siamo sentiti più volte e si è creato un gemellaggio e stasera è stata un'occasione per mettere insieme queste due realtà, farle parlare, ma soprattutto condividere dei prodotti diversi da quelli che sono della Valtellina e degustare quelli della Calabria. Questo scambio avverrà viceversa nel mese di ottobre. In Calabria scenderà la Valtellina. Peperoncino, piatto forte della tavola, insieme a tutti i prodotti della Valle dell'Esaro. Primavera fra due mari, luogo in cui rinascono i sensi. Terra coraggiosa e dignitosa come quella ospitante, così diversa ma così uguale. Felice di fare questo gemellaggio con gli amici di Asseval e c'è questo scambio culturale tra quello che è il nostro mangiare dei contadini, quello povero, quello di un tempo, conservate in maniera egregia da chi continua a fare oggi azienda agricola, e con tutta sincerità in maniera povera abbiamo messo alcune pietanze essenziali che in Calabria sono veramente forti. Abbiamo messo insieme un po' di cose cercando di raccontare quella che è la nostra cultura contadina, quella di portare in tavola le nostre storie attraverso un piatto semplice che fa parte poi alla fine di tutto questo, singolarmente, della cosiddetta dieta mediterranea. Realtà legata a un territorio con mille difficoltà come Valfurva, E Sarò Felice parla di resilienza dando voce a tutti, nascendo dall'esigenza di creare motivazioni sostenibili affinché gli abitanti possano rimanere. La nostra società si chiama E Sarò Felice anche perché abbiamo giocato con gli accenti e di fatto diventerà E Sarò Felice, ed è, diciamo, il motivo per cui noi stiamo promuovendo il nostro territorio, perché vogliamo che quelli che vengono a visitarci possano essere felici come lo siamo noi, potendolo vivere ogni giorno. La nostra intenzione è quella di replicare buone prassi, fare in modo da poter imparare da quelle che sono le esperienze positive che vengono replicate in altri luoghi. Tra gli obiettivi, trasferire e integrare in Alta Valle la cultura calabra e viceversa, non solo attraverso la tavola ma anche con scambi commerciali e turistici. Un'iniziativa che stiamo per mettere in piedi è quella di chiedere ai nostri concittadini, qualora volessero mettere a disposizione una stanza, ospiteranno due persone di Esero e viceversa, noi andremo ospiti da loro in ottobre. Ufficializzato anche il tavolo di lavoro e unite le rispettive pagine Facebook, Asseval ed Esaro Felice. In cima al protocollo di impegni siglato, il condividere una visione di comunità finalizzata a portare opportunità di sviluppo e crescita sostenibile in termini di economia etica che coinvolga gli abitanti per promuovere un turismo equo, slow, culturale, giovanile, accessibile, sportivo, destagionalizzato e delocalizzato, insomma uno stile di vita.